Nell'omelia del Vescovo si sono toccati due argomenti importanti tra gli altri, il tema dell'immigrazione e anche quello del disagio giovanile. Parole importanti, anche dei moniti, non solo ai cittadini ma anche alla politica. Tra l'altro in una certa misura sono anche collegati, perché alcune espressioni di disagio giovanile a cui abbiamo assistito purtroppo anche nella nostra città, per una delle prime volte direi, mentre in altre città magari è più frequente, con risse tra giovani, minorenni eccetera, ha molto a che fare, non in modo esclusivo, ma ha molto a che fare con giovani stranieri, a denunciare sicuramente un problema di carattere educativo che coinvolge le famiglie ma anche le istituzioni, quindi noi tutti ci dobbiamo sforzare di far sì che questi ragazzi abbiano valori differenti, che li vedano interessati, partecipi della vita della comunità. E poi insomma, quando si è giovani si fanno anche degli errori ed è giusto perdonarli, però io credo che noi ci dobbiamo interessare di questa cosa, non guardarla con superficialità. Il tema dell'immigrazione in generale ha tenuto banco in queste settimane, perché gli arrivi sono stati numerosissimi, sia arrivi via mare, via terra, adulti, minori, stranieri, con un grande affaticamento delle comunità locali, dove queste persone vengono trasferite da un giorno all'altro senza preavviso, a decine ogni giorno, e qua bisogna trovare delle soluzioni che obiettivamente sono, secondo me, praticamente esaurite, nonostante l'enorme sforzo delle organizzazioni del terzo settore, in particolare di quelle di ispirazione cattolica, della prefettura, del comune, che hanno cercato di mettersi, dei comuni che si sono messi a disposizione, ma non c'è organizzazione, questo è il problema, cioè si vive questo fenomeno come una costante emergenza, è dal 2015 che va avanti e lo Stato non si è organizzato in un modo adeguato a fronteggiare il problema. Ne ha parlato ieri il Presidente della Repubblica Mattarella dal podio del meeting di Rimini in modo molto autorevole, dicendo due cose principalmente. La prima, un richiamo al realismo, appunto, non è una cosa che si ferma con i muri, con le barriere, sono fenomeni strutturali, le persone hanno migrato, migrano e continueranno a migrare, e quindi non è illusorio pensare di poterli fermare, di bloccare le partenze. Il secondo richiamo invece a fare in modo che si svuotino il più possibile i barconi, ovvero i flussi irregolari, spontanei, anche perché le persone che li abitano, li riempiono, mettono la propria vita a rischio, si mettono nelle mani dei trafficanti, e invece se noi incentivassimo maggiormente arrivi regolari, legali, io dico sempre in aereo e non coi gommoni, potremmo in parte svuotare, limitare questi flussi irregolari, ovviamente dando in questo modo dignità a persone che hanno il diritto di essere accolte, alcune di queste perché scappano da situazioni di guerra, di terrorismo, di persecuzione, e gli altri che vogliono legittimamente una vita migliore poter provare ad entrare legalmente in Italia, avere i documenti, poter lavorare non in nero ma in modo regolare per guadagnarsi onestamente da vivere. Così è in tanti paesi d'Europa, in una fase in cui la crisi demografica fa emergere il bisogno di manodopera di tutti i settori della nostra economia. Tutte le imprese dicono a noi servono, però non possono arrivare in quel modo lì, rischiando la pelle e mettendo in grandi difficoltà i territori. Devono arrivare in modo legale, e questo è il richiamo del Presidente che io nel mio piccolissimo non posso che sottoscrivere. Grazie mille. Grazie.